Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella, mi trovo qui con Rita che vuole lasciarci la sua testimonianza sul seminario di riequilibrio energetico che è durato 2 giorni, sabato e domenica, e il seminario di connessione al sé superiore che stiamo vivendo ancora oggi, perché oggi è l'ultimo giorno. Vorrei premettere che Rita, sono anni che la conosco, abbiamo lavorato insieme anche in precedenza, prima del Covid, e adesso ha scelto di ritornare per ripassare, per riconnettersi di nuovo con le nuove frequenze di luce, e perché aveva bisogno di ricevere qualcosa in più, qualcosa che l'aiutasse a riallinearsi di nuovo a questo lavoro. Perché io spero per lei che lei un giorno possa dedicarsi a offrirlo come servizio per le altre persone. Però smetto di parlare io e chiedo a Rita. Ciao Rita, come stai? Ciao Rossella. Come va? Sei contenta di essere qui? Sì, molto. Raccontami un po'. Hai deciso di partecipare di nuovo? Sì, praticamente io sono una vecchia conoscenza. Ho conosciuto Rossella nel 2018, abbiamo intrapreso questo percorso di, diciamo, equilibrio energetico, di riallineamento, di conoscenza. È un percorso di, se possiamo dire, di vita, di migliorare la nostra vita attraverso questa esperienza, rendendola migliore, perché ti fa capire effettivamente qual è il tuo scopo su questa terra. Io, dalla mia esperienza, posso dire, consigliare di Seguire questo percorso. Di seguire questo percorso, ma non solo, prima di seguire il percorso, di fare un lavoro energetico su noi stessi per poter liberare la nostra mente da pregiudizio, da ego, da attaccamento ai beni materiali, e di dissociarsi completamente. Perché se noi rimaniamo sempre nell'ego, non raggiungiamo l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi una bella pulizia energetica. Con le preghiere, magari. Anche con le soprattutto con le preghiere, che sono a disposizione su internet, e uno ne può usufruire come meglio crede. E poi attivarsi su questo percorso che ti serve per completare la tua crescita e quantomeno capire perché io sono qui, ora e adesso, e qual è il mio compito, non solo per me stessa, perché io per portare il messaggio devo essere una persona pulita dentro e fuori, perché se no non posso comunicare a terzi, non posso portare la verità e non posso dare diciamo il mio massimo potenziale, perché mi devo ricollegare nuovamente alla casa da cui provengo. Certo. Non diciamo l'attaccamento terreno e immateriale, ma diversamente elevarmi per poter fare un passo indietro, raggiungere casa e ritornare per poter rieducare anche gli altri che ci seguono. Perché se noi facciamo tutto questo percorso di purificazione, di riallineamento, eliminiamo stati d'ansia, di panico, malattie, cattive abitudini alimentari, cioè noi ci riallineiamo, riallineiamo all'amore. L'amore sta alla base di tutto, ragazzi. Senza amore non si va da nessuna parte. Quindi la base principale per poter intraprendere questo percorso, non dimentichiamoci che prima della preghiera deve essere l'amore. L'amore verso noi stessi e l'amore verso gli altri. Perché diversamente non si arriva da nessuna parte. E dopo puoi abbracciare tutto quello che vuoi. Certo. Ho una domanda per te. Hai notato qualche differenza
del prima e del dopo, cioè quel lavoro che abbiamo fatto magari nel 2019, che comunque era un lavoro Strong, importante, sì. molto forte, però hai notato che c'è stato qualcosa di più? Per me è stata sempre un'escalation, perché io sono partita da zero per poi raggiungere degli step più elevati. Perché se tu fai un percorso con coscienza e ti centri sul tuo obiettivo, il cammino è semplice e vai avanti a step, raggiungi, diciamo, una dissociazione a livello interno per avvicinarti sempre di più alla coscienza e questo ti porta a un rilassamento interiore, a una gestione, diciamo, della vita in maniera diversa. Ok, rispetto a sabato, oggi è martedì, quindi Sì. siamo al quarto giorno. Sì. Io ho notato che tu hai avuto un cambiamento energetico incredibile. Esatto, e mi necessitava perché purtroppo io sono una persona molto emotiva e mi lascio trascinare dalle emotività negative delle altre persone. E piano piano sto imparando anche a recuperare Il tuo questo, potere. sì, questo step, cioè creando non una barriera ma una dissociazione, nel senso che la persona che mi sta di fronte io la devo aiutare. E quindi io mi dissocio da me stessa per poter incontrare l'altra e non farmi attaccare. Ok, Perché la nell'amore, persona, vedi? sempre nell'amore, perché la persona che mi sta di fronte io la analizzo in senso sempre positivo per poter dire anima con anima cos'hai bisogno. Ok, questa è Ok? una cosa importante che hai Sì. aggiunto, vero? Perché Sì. invece prima gli altri mi ti trascinavano, era trascinavano uno e ti tsunami succhiavano. praticamente. Sì, era uno tsunami, ero sempre in balia delle onde. Certo. Bisogna immaginare un mare che da calmo subentra una tempesta e quindi dei vortici e un altalenante di onde, di risucchi. Ok, Per cui adesso tu, sei bella dalla agitata. profondità, diciamo, del mare, devi raggiungere la superficie senza poter avere nessun danno, né a Esatto. livello fisico, né anche a livello Mentale, mentale, emozionale, emozionale, spirituale. spirituale. Perché questo è il percorso della vita. Immaginiamo di essere in acqua, nel mare, perché poi noi siamo fatti di acqua. Però non dobbiamo farci risucchiare, anzi. Dobbiamo vincere sempre questi vortici per poter sempre raggiungere la superficie, non la profondità. Ascolta, una domanda per te. Tu a chi consiglieresti di fare questo percorso? Io se riesco ad aprire un laboratorio, lo consiglierei a tantissime persone perché hanno bisogno di questo percorso. Sì. Riesco ad aprire un laboratorio si intende non solo per me, ma una gestione, diciamo, di gruppo. Come un'associazione di Come persone che un'associazione lavora. dove tu puoi accedere a questo laboratorio creativo, chiamiamolo così, Sì. dove ci sono singoli box con degli step che tu fai al prossimo, nel senso che iniziamo da una pulizia energetica, poi facciamo logosync per Tutti i svuotare percorsi che tu hai tutti fatto gli con step, me, li puoi gli step che sono stati fatti utilizzare. dalla scuola di Sì. Rossella. Per poter Aiutare gli arrivare, altri. aiutare, ma nel senso vero della parola, così la persona mano a mano apprende e dall'apprendimento si crea una catena continua che interesserà e coinvolgerà altre persone. Assolutamente. Perché la psicologia aiuta entro certi limiti, ma è pur sempre medicina, in maniera diversa ma è medicina. E quindi tu non riesci ad esternare il tutto, a svuotare Perché qua il stiamo tuo parlando di anima, contenitore. questo è un Esatto, lavoro il tuo per un contenitore lo dialogo. devi svuotare perché tu ti devi portare alla radice, la radice è l'anima. Ok? Raggiungere quella non è un percorso semplice, è molto difficile, anche perché tu devi fare un percorso interno e devi scavare per poter affiorare in superficie Sì, ho tutto. capito. Ok? Bene, bene. Io Bene? ti ringrazio, grazie Grazie. mille Rita. Ti Grazie. auguro di aprire il tuo laboratorio e di poter aiutare il maggior numero di persone possibile, di continuare tu in questa crescita, in questo allineamento Spero. e di poter collaborare insieme anche in futuro. Va Con bene? te? Ok, Con te? assolutamente. Perché Io ci ti mettiamo in abbraccio. contatto. Grazie. Certo. Grazie Rita, Grazie. grazie infinite. Buona giornata a tutti, ciao. Ciao.